Debutto anche per l'Unime, inizia il campionato Under 15 femminile, le universitarie di Claudia Leardo ospitano la Fenice Belpassese. Tre tempi da 25 minuti e calcio a 9, l'Unime scende inizialmente in campo con recupero Calì, Fiorentino, Lupo, Crifò, Cuscè, Losurdo, Liardo e Arrigo. In panchina ci sono Merlino, Spagnolo, Beccaria, Uedraogo, Donato, Pandolfino, Labate, Bertino e Raffa. Arbitrerà l'incontro Rebecca Arena della sezione di Messina. Sambadaro, il rinvio è un po' corto, va alla conclusione, Crifò rimpallata ancora, Crifò col sinistro, la respinta sul palo, la palla resta lì, Sambadaro, gran parata. Prova a uscire la Fenice Belpassese, Liardo riconquista palla, il tocco sul Crifò che se la sposta sul sinistro, conclusione bella ma di poco alta. Calcio d'angolo per l'Unime, la traiettoria sul primo palo, stacca di testa con il numero 7, Liardo, e porta in vantaggio l'Unime. Si sblocca il punteggio alla cittadella universitaria dell'Annunziata. Bello il colpo di testa sul primo palo della capitana dell'Unime. Crifò il tocco verso Liardo, c'è un po' di spazio, la palla arriva comunque allo Surdo che controlla destro potente sotto la traversa, Unime 2, Fenice Belpassese 0, gran gol di Lo Surdo, bel destro che non ha lasciato scampo a Sambadaro. Ora Crifò, Lo Surdo, ancora Crifò, c'è spazio centralmente per Liardo, controllo destro, Sambadaro respinge la conclusione centrale, prova a ripartire la Fenice Belpassese. Sambadaro prova costruzione dal basso che non riesce, Liardo destro potente, 3-0. Un ottimo primo tempo dell'Unime, la doppietta della capitana Gaia Liardo. E si riparte in questo secondo tempo, è 3-0 il punteggio per l'Unime, adesso il controllo di Arrigo che prova a fare tutto da solo, Arrigo col sinistro, palla al lato, uno scontro involontario con Sambadaro che resta a terra, va subito a sincerarsi nelle condizioni, faccia centrale, la percorre con il numero 10, Cuscè, salta Cuscè, anche Sambadaro e deposita in rete il 4-0. Grandissimo debutto in campionato per l'Unime, 4 reti già segnate contro la Fenice Belpassese, bel gol qui di Cuscè. Ancora Cuscè a sinistra, prova a rientrare a fare tutto da sola, la conclusione si distende Sambadaro e respinge in tuffo, poi Rinaldi, ancora Sambadaro, provano a perfezionare il disimpegno. Rinaldi è chiusa da Cuscè, la valla ancora sui piedi di Liardo, a tu per tu con Sambadaro, non sbaglia e sono 3. Le reti personali di Gaia Liardo, tripletta e 5-0 per l'Unime. Tacca tanto qui a sinistra l'Unime, c'è adesso Fiorentino che mette questo pallone dentro, il colpo di testa ancora Liardo, prova di testa a battere Sambadaro che blocca, il rinvio lungo di recupero diventa un assist per Liardo che tu per tu con Sambadaro, tocco dolcissimo, 6-0 e sono 4 le reti personali di Gaia Liardo, la capitana dell'Unime. Ora va in pressione Liardo, recupera la sfera, c'è il tocco possibile verso Cucella, conclusione col destro, Sambadaro si oppone col corpo, la palla resta lì, ancora Liardo col destro, serie di rimpalli, poi Sambadaro la blocca, due buone parate anche qui per Sambadaro. Conquista palla ancora nel cerchio di centrocampo l'Unime, Beccaria un po' di spazio, prova a prenderlo tutto, calcia con forza ed è un gran gol, spettacolare la rete del 7-0 dell'Unime. Beccaria lotta in mezzo al campo, l'abbate adesso si destreggia bene, il tocco su Liardo che vince un rimpallo, la palla ancora verso l'abate, tocco morbido che sfiora soltanto il palo, rimessa con le mani di Rinaldi, palla resta lì, il tiro col destro, la super sparata di recupero, ci aveva provato Rizzo,
non si è fatta sorprendere. Abate, il tocco e lo scambio con Liardo, ancora l'abate prova a destreggiarsi al limite, Liardo rientra sul destro, calcia, palla scheggia il palo e va sul fondo. L'abate Beccaria col piattone, 8-0, la doppietta anche per Giulia Beccaria. Bottino che si fa molto ampio per l'Unime, esce adesso Liardo, dentro Merlino, 4 reti per la capitana dell'Unime. Palla allargata a destra dove c'è Calì che calcia di prima intenzione, incrocio dei pali pieno. Soluzione personale bellissima di Calì. Beccaria, uno sguardo, subito una gran palla in verticale, scatta Spagnolo, il tocco di punta, l'uscita di Sambataro che evita che il passivo si faccia ancora più ampio. Sambataro gestisce palla con i piedi, manca poco alla chiusura, attenzione l'errore, l'abate calcia e non inquadra la porta. Beccaria gestisce palla e la mette dentro per Spagnolo, Sambataro in due tempi la blocca, ancora in verticale l'abate ha ricevuto da Merlino, ora il tocco per Spagnolo che entra in aria, la chiude ancora Sambataro in uscita bassa, poi prova a gestirla di perna. L'abate, ennesima riconquista palla per l'Unime, vince due rimpalli l'abate, la palla resta lì Spagnolo ma è ancora Sambataro, poi la palla schizza dalle parti di Raffa che è chiusa dalla difesa ospite, recupero, tocco verso Uedraogo, ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio della signora Rebecca Arena della sezione di Messina, finisce qui Unime 8, finisce Belpassese 0, un tabellino completato dal poker della capitana Galia Liardo, quella doppietta di Giulia Beccaria e i gol nel primo tempo di Asia Cuscè e di Matilde Losurdo.